Ben ritrovati con noi questa sera, visto che ci eravamo lasciati la scorsa settimana con un appuntamento, ovvero quello della vittoria del campionato dell'FC Lucca. Abbiamo il presidente Nicola Giannecchini Buonasera. e Bruno Russo, il direttore Buonasera. tecnico. Io vorrei invitarvi, appunto, sempre parlando di Lucchese, di andare a visitare il sito www.lucasport.net, dove è stata pubblicata una chicca storica che è l'inno della Lucchese, dell'Unione Sportiva Lucchese, perché all'epoca si chiamava così, del 1920. Quindi vi invito ad andare a visitare ovviamente il sito e a vedere questa chicca. Parto subito con una domanda al presidente, infatti vorrei chiedergli cosa si prova da presidente a vivere, insomma, un'emozione così grande come quella di una vittoria in un campionato. Ma sinceramente quando si vince è sempre una bella sensazione, no? Perché comunque si raggiunge un traguardo, tutti gli sforzi fatti finalizzati appunto a ottenere la vittoria sono andati a buon fine, quindi insomma, si prova una bella soddisfazione e ce la siamo goduta. Il problema però è che poi dopo ci si ricala nella realtà e ci si rende conto che abbiamo vinto un campionato d'eccellenza che poco spiega per una squadra di calcio come quella di Lucca che dovrebbe ambire a Altri campionati ben palcoscenici, diversi. diciamo, Però sì. A indubbiamente, insomma, la vittoria è sempre la vittoria, fa sempre piacere. Quarrata c'ero anch'io, abbiamo tutti insieme invaso la tribuna, è stata una cosa veramente bella, anche se è un campionato di eccellenza, comunque l'emozione è sempre grande. Ha fatto piacere vedere tutto questo pubblico, nonostante che ci fosse comunque una squadra di eccellenza, al seguito ci sono stati vari pranzi prima della partita. Cosa si prova a vedere così tanta gente? Cioè, No, se lo aspettava quando ha cominciato questa avventura? assolutamente no, ma devo dire che insomma i tifosi si sono subito riconosciuti in questo progetto e ci hanno cominciato a seguire sin dall'inizio. Insomma, io credo che sia stato uno degli elementi e dei fattori fondanti della vittoria di questa stagione, perché comunque andavamo ad affrontare squadre su altri campi dove tutte le partite sembrava di giocarle in casa. Indubbiamente per la squadra in campo avere al seguito un supporto di questo tipo è stata una marcia in più e una spinta ulteriore per il raggiungimento dei successi. Domenica abbiamo anche invaso il campo, Sì, mi ha lanciato un po' di infatti. fumogeni, ci sono Sì. costati Sì, abbiamo un visto po' sul di giornale soldi, che, su vari giornali però che c'è insomma stata qualche abbiamo multa. Poi festeggiato e va bene, dai. ho visto che a proposito di eventi avete messo in programma la giornata rossonera che ogni anno, anche negli anni passati, si è tenuta per domenica. Quindi c'è qualcosa di particolare per questa giornata rossonera? Dunque, intanto colgo l'occasione per ringraziare Lucca United per il bel gesto che hanno fatto nei nostri confronti e l'abbiamo apprezzato veramente tanto. Purtroppo però quest'anno, come abbiamo già detto un mucchio di volte, facciamo ancora fatica con l'organizzazione interna di questa società, ci stiamo lavorando sopra, quindi per domenica non riusciamo a organizzare questa giornata rossonera. La teniamo in serbo Sì. comunque, cerchiamo di organizzare qualcosa di fatto bene, magari per la prossima domenica casalinga. Ora ci stiamo lavorando sopra, purtroppo. Logicamente abbiamo vinto, io parlo, abbiamo perché mi ci metto dentro come tifosa ovviamente, abbiamo vinto con un largo anticipo, quindi abbiamo un tempo per organizzare, avete tempo per organizzare una giornata rossonera degna di tutti questi tifosi che per una squadra di eccellenza comunque io ho visto veramente essere tanti. E partecipi e speranzosi in un futuro comunque più degno per quella che è la realtà sportiva di Lucca. Certo. A proposito dei festeggiamenti di Quarrata, io vi vorrei subito far vedere un video, per cui guardiamoci questo video. Passato, Maliotti tedesco, a disposizione della Federazione Egidio, Toccascelli, Signorini, Floda, Spadoni, Collacchioni, Bargiacchi, Felici. Dirige la partita del direttore di gara, signor Riccardo Pelagatti di Livorno, con quadrimano degli assistenti Gianluca Caniglia e Giuseppe Ferro di Firenze. Buon divertimento a tutti. Thank you.
Allora, continuando l'intervista, passerei a Bruno, che ovviamente chi è tifoso della Lucchese sa benissimo qual è il suo passato storico all'interno della realtà della Lucchese. E a Bruno vorrei subito chiedere quando è partito questo progetto, questo nuovo progetto per l'eccellenza, alla quale tu ci hai creduto. Ti aspettavi che sarebbe stato un successo così? No, sinceramente non me lo aspettavo in questi numeri, però sinceramente quando abbiamo costruito la squadra io ero sicuro che la Lucchese era una squadra super competitiva, quindi poi altri fattori di cui anche il discorso dei tifosi, di avere al seguito, abbiamo giocato tutte le partite, possiamo dire che abbiamo giocato tutte le partite in casa. Quindi anche questo ha influito molto, però sul valore della squadra inizialmente io sinceramente ero convinto di fare un campionato di vertice. Chiaramente questi numeri hanno anche sorpreso anche me. E appunto parlando appunto di questi numeri, dove pensi che si possa arrivare con la Lucchese? Dove pensi che quali sono i prossimi obiettivi? Ma gli obiettivi della Lucchese non possono che essere i soliti. La Lucchese certamente non può mai partecipare a un campionato tanto per partecipare. Sicuramente noi faremo le cose perché la Lucchese sia sempre più competitiva. Poi il vincere a tutti i livelli è difficile, quindi, però sicuramente noi il prossimo anno avremo una Lucchese super competitiva per il campionato che farà. Bene, torniamo a qualche evento e parliamo una cosa totalmente diversa, di danza. Infatti martedì 13 marzo 2012 alle ore 21 per la stagione danza del Teatro del Giglio andrà in scena Limon Dance Company e vediamoci appunto un frammento di tratto appunto da questo spettacolo. Sempre parlando di teatro, domenica 11 marzo alle ore 17 al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana andrà in scena L'Acqua Cheta, come secondo appuntamento della stagione lirica. L'Acqua Cheta è un'operetta toscana, è una delle più amate appunto, è tratta dall'omonima commedia di Invernacolo Fiorentino di Augusto Novelli, con musica di Albano Giuseppe Pietri. Io tornerei a parlare con il presidente perché, visto che li abbiamo qua, sono interessata a fare parecchie domande. Allora, a livello societario, perché poi parliamo di calcio giocato, parliamo di successi che ci sono stati, però una società punta tutto sui soci che ci sono al suo interno e punta tutto sull'apporto che si danno. E c'è qualcuno che è interessato a subentrare, a entrare insieme a voi? Come in assetto societario, come si sta sviluppando? Stiamo lavorando quotidianamente alla ricerca di nuovi partner. Il problema di fondo è quello che abbiamo detto sin dall'inizio, che comunque c'è diffidenza per il mondo del pallone, c'è questo preconcetto, ma che non è un preconcetto perché poi è quello che si legge dalle cronache locali ma anche nazionali, che non è facile fare calcio, quindi ci si avvicina al mondo del pallone con molta diffidenza e con molta prudenza. Il nostro messaggio che stiamo cercando di portare avanti e in primis dando l'esempio è quello che si può anche fare calcio senza farsi del male, fra virgolette. Si può fare calcio programmando il lavoro basandolo sui giovani, che sono poi l'asse portante della società, sia per andare a rinforzare le file della prima squadra, ma anche poi soprattutto in vista anche della categoria che andremo ad affrontare, diciamo i giovani sono l'elemento fondamentale. Fondamentale, esatto, ma comunque anche in prospettiva una squadra come la Lucchese, che difficilmente può ambire alla Champions League, penso che una delle massime soddisfazioni, comunque in un periodo ragionevole, sia quello di far crescere dei giovani e magari vederli giocare in Champions League.
Sì, diciamo ravvivare il vivaio, che poi fondamentalmente è quello che è mancato un po' negli anni passati e un po' anche in generale a Lucchese, un vivaio, costruirselo piano piano e magari portare certi tipi di giocatori a palcoscenici importanti dove magari non possiamo arrivare noi. Allora, invece a Bruno vorrei chiedere, abbiamo parlato appunto di questo successo che c'è stato e per la prossima stagione immagino tu stia già insomma pianificando qualcosa, tu stia già mettendo... Sì, logicamente, punto di giovane. Essendo la Lucchese non possiamo vivere la giornata, bisogna programmare noi il futuro. Abbiamo già iniziato un po' di tempo fa, perché chiaramente il campionato, anche se lo abbiamo vinto domenica, diciamo che era nell'aria che noi si vincesse, quindi sicuramente io ho iniziato già a fare dei colloqui, ad avere dei contatti con, sia con giocatori ma anche con società, per far sì che la Lucchese anche l'anno prossimo faccia un campionato da protagonista. Quindi, come si diceva prima per il discorso dei giovani, l'anno prossimo sono ancora più importanti, perché c'è l'obbligo di farne giocare addirittura quattro, anche se noi quest'anno abbiamo sempre giocato quasi sempre o sempre con quattro e addirittura anche cinque giovani. Quindi il discorso dei giovani è fondamentale, anche perché poi è obbligatorio farli giocare, quindi non è un... E poi il nostro progetto è basato sulla valorizzazione dei giovani, quindi sotto questo aspetto sicuramente ci faremo trovare pronti. Benissimo, parliamo di cinema. Per il nostro settimanale appuntamento con i trailer, oggi vi proponiamo quello di John Carter, che è in uscita proprio in questi giorni nelle sale anche in versione 3D. Vediamoci subito questo trailer. Signor Burroughs, temo di essere l'autore di tristi notizie. La scomparsa di vostro zio è stata un colpo per tutti noi. Dove sono? My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Il nostro mondo sta morendo. Il fato ti ha portato qui, John Carter. Tu sei forse l'unico che può salvarci. Quando ti ho visto, ho pensato a un segno. Che qualcosa di nuovo possa entrare in questo mondo. Parliamo di fiori, quindi cambiamo totalmente argomento. Torna per tre fine settimana consecutivi, a partire da quello del 10 e dell'11 marzo, la mostra delle antiche camerie della Lucchesia, promossa dal Comune di Capannori e dal Centro Culturale del Compitese con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione dei vari enti del territorio, Pieve di Compito, Sant'Andrea di Compito e cuore dell'evento che ospiteranno la 23esima edizione dell'ormai storica manifestazione culturale dedicata appunto alla camelia, che è uno dei fiori più belli e preziosi, che si svolgerà nel fine settimana del 17, 18, 24 e 25 marzo. Quindi vi invito ad andare a visitare questa mostra che si ripete ogni anno. Parlando ancora di teatro, sabato 10 marzo 2012 al Teatro dei Differenti di Barga, Lucca, andrà in scena lo spettacolo teatrale Il processo di Franz Kafka con Ciro Masella e Simone Martini, adattamento e drammaturgia di Francesco Nicolini, regia di Ciro Masella. Ricordiamo anche che a Lucca, al piazzale dei divertimenti, è arrivato proprio oggi 9 marzo il Circo Orfei, che resterà nella nostra città fino al 19. Allora, Presidente, abbiamo parlato di ingresso di nuovi soci, di possibilità di espandersi comunque per garantirsi una solidità per quanto riguarda la società. Ho sentito parlare della famiglia Maestrelli, è una cosa che c'è veramente o c'è stato qualche contatto o è una novella? Il nome Maestrelli a Lucca suscita sempre. Ricordi positivi, perché poi insomma è l'ultimo periodo felice calcisticamente, sì, diciamo stabile, a Lucca è legato al loro nome. Insomma,
il nome Maestrelli è venuto fuori quest'estate perché comunque c'è stato questo tentativo. Insomma, le porte a un loro ingresso sono sempre aperte, però insomma, dire che ad oggi ci siano un interessamento prospettive concreto o trattative in corso sarebbe una bugia. Vabbè, diciamo per il momento no. Ok, e invece per quanto riguarda, questa è una domanda che faccio a tutti e due, questa è una trasmissione che parla prettamente di eventi. Ovviamente oltre il pallone, cosa vi piace fare? Teatro, cinema, cosa seguite di più? A tutti e due? Ora direi che ce ne rimane poco di tempo. Rimane poco tempo, effettivamente è quello che pensavo anch'io. A parte io la domenica che ad esempio la impegno tutta totalmente con il calcio, rimane un po' di cinema relativamente. Rimane che c'è Luca Live che mi dà qualche idea per fare qualcosa la sera, perché se no anch'io. E poi volevo chiedere a Bruno una cosa che questa mi interessa a me. Io ho seguito sempre da quando ero piccola la Lucchese, infatti ho fatto anche un lavoro perché mi sono sempre occupata di calcio. Si è fatto sentire qualcuno dei tuoi vecchi compagni di squadra, appunto di Lucca, della Lucchese in generale? Sì, praticamente tutti, perché io ho con tutti dei bellissimi rapporti, perché siamo stati insieme veramente tantissimi anni. Ci sono degli ex giocatori della Lucchese che abbiamo giocato insieme con la maggior parte 10 anni, quindi ho un ottimo rapporto con tutti. Colgo l'occasione per ricordare due ragazzi che non ci sono più, Massimiliano Fiondella e Sandro Vignini, che hanno condiviso con me delle pagine veramente importanti del calcio lucchese, e quindi colgo l'occasione per ricordarli che sono stati due ragazzi veramente che hanno dato tanto alla Lucchese. Poi per quanto riguarda gli altri, praticamente mi sono sentito con tutti, avevamo cercato di organizzare per domenica di farli ritornare tutti allo stadio, però per impegni loro questa cosa non siamo riusciti a farla. Vabbè, contiamo di farla prima della fine del campionato. Speriamo, perché sarebbe veramente una bella cosa, soprattutto per i tifosi. L'ultima cosa, volevo sapere se avete seguito le ragazze delle Mura, visto che anche domenica si è festeggiato anche per loro, se un pochino la seguite. Stanno facendo un bel campionato entusiasmante anche loro, e direi che dal punto di vista sportivo Lucca ora in questo momento riesce ad esprimere, insomma, più che esprimere, diciamo, a aggregare e a entusiasmare un po' di persone che, visti i tempi e i chiari di luna che girano al di fuori del mondo dello sport, insomma, infatti servono. È molto anche bello il fatto che vedono la partita la domenica e poi la sera vanno a vedere le ragazze delle Mura. Questo è un bel binomio che si è venuto a creare, che spero duri, perché comunque Lucca dal punto di vista sportivo nel passato si è un po' magari lasciata andare, invece adesso stanno creando strutture, c'è le ragazze delle Mura, c'è la Lucchese, per cui vi invito ad avvicinarvi sempre di più allo sport. A tal proposito, www.luccasport.net, lì potete trovare tutto quello che volete. Saluto i nostri ospiti, li ringrazio molto. Grazie a voi, buonasera. E agli telespettatori, alla prossima settimana. Ciao. We'll be right back.